Nasce il Comitato regionale dei consumatori con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, monitorare l'andamento di prezzi, tariffe e tributi, fornire un aiuto nella risoluzione delle controversie tra cittadini e aziende commerciali, difendere gli utenti deboli fino all'espressione di parere su proposte di legge e regolamenti che impattano su diritti e interessi degli utenti. Formato dai rappresentanti delle diverse associazioni a tutela dei consumatori del territorio regionale, i quali non percepiranno alcun emolumento, il Comitato avrà anche il compito di promuovere e valorizzare i centri storici, sostenendo un turismo responsabile e sostenibile. Tra i primi argomenti trattati sul nuovo portale online, i consigli per ridurre le spese di consumi e per proteggere meglio la propria privacy sul web. Sì, nasce questo comitato sulla base della legge regionale, della rinnovata legge regionale sulla tutela dei consumatori utenti, con l'obiettivo di fare un salto di qualità rispetto al tema della rappresentanza dei cittadini, dei consumatori, degli utenti attraverso le loro associazioni che li rappresentano sul territorio regionale, quindi di rendere sempre più importante il ruolo del cittadino, mettere al centro il cittadino rispetto ai temi della sicurezza, della prevenzione, della tutela della salute e anche per dirimere controversie con le aziende e i cittadini, quindi un'attenzione particolare sempre più marcata, sempre più forte al tema appunto della cittadinanza attiva e del diritto alla partecipazione da parte dei cittadini della nostra regione attraverso questo comitato dove ci saranno 15 rappresentanti delle associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, quindi avente le caratteristiche diciamo di diffusione territoriale per dare una rappresentanza forte appunto ai cittadini e ai consumatori di questo territorio. Noi crediamo che rispetto al tema dell'informazione sia importante anche fare un salto di qualità rispetto agli strumenti di comunicazione, quindi abbiamo rinnovato nella grafica e nei contenuti il vecchio portale rendendolo più efficiente, più moderno, un luogo e uno spazio di dibattito e di informazione per i cittadini della nostra regione rispetto ai temi che li interessano più direttamente e credo che ecco, l'importante sia rispetto al tema del comitato quello di dare un ruolo propositivo e consultivo rispetto a molte leggi regionali che interessano e che riguardano e che toccano da vicino un tema di ricadute ai cittadini della nostra regione sui diversi temi, da quelli della sanità a quello dei servizi pubblici.